Salve ragazzi, allora sì, sinceramente non mi aspettavo che la Juve anche stasera non riusciva a vincere. È stata una partita molto difficile, però bisogna essere sinceri. Faccio un applauso a Chievo che ha fatto veramente una grande partita. È venuto a Torino convinto di poter vincere, per poco non ci riesce. Allora, facendo sempre un'analisi della partita, l'azione del Chievo è stata veramente molto bella. Tutto parte da un passaggio per Paloschi che la fa passare con il tacco per Meggiorini, Meggiorini la da sotto a Birsa, Birsa la mette in mezzo, la palla sbatte sui piedi di Barzagli, che la devia, arriva Temai, tutti i giocatori della Juve sono dentro l'area e Temai lì al limite dell'area solo e tira di collo esterno e fa un grandissimo, e fa un gran gol. Il Chievo in vantaggio. Da quel momento la Juve diciamo che ci ha provato più volte. C'è stato quel tiro cross di Pereira, dove non è arrivata la deviazione di Bonucci di un niente. Poi c'è stato Hernanes che mi è piaciuto molto questa sera, che ha provato un tiro dove è stato molto bravo Bizzarri. Diciamo che la Juve ci ha provato, Alexandro anche è stato molto bravo, ha messo molta paura ai difensori del Chievo, però sempre molto, molto tardi faceva i cross, faceva sempre un tocco di più. E comunque questo potrà migliorare, questo difetto che ha, però è molto bravo anche lui, veramente gioca molto bene. E diciamoci la verità, ragazzi, la Juve nel primo tempo ci ha provato, però si vedeva lontano un miglio che questa squadra è nuova, ragazzi, è nuova e ha bisogno di troppo tempo, perché come ho detto nel video di Frosinone Roma, la Juventus sta facendo il precampionato che non ha potuto fare nelle amichevoli, perché i giocatori sono arrivati troppo tardi e non hanno potuto ambientarsi in tempo. Hernanes è arrivato all'ultimo, Cuadrado è arrivato all'ultimo. Quadrati, inoltretutto, gli farei un applauso, ma anche un monumento perché ha cambiato praticamente lui la partita. Comunque, diciamo che nel primo tempo, pur non avendo creato occasioni proprio nitide da gol, 3 o 4 occasioni le abbiamo anche avute. Se vogliamo dirla tutta, quell'occasione dove aveva colpito di testa Morata, poi aveva svirgolato Pereira e poi aveva colpito Dybala di controbalzo, quella è un'occasione clamorosa, per esempio. Poi il colpo di testa di Sturaro, però nel primo tempo non è successo niente di che. Nel secondo tempo invece praticamente è successo di tutto. Perché? Perché nel secondo tempo c'è stato un contatto, perché si è fatto male il difensore del Chievo, uno dei difensori del Chievo, ed è entrato Dainelli. Dainelli. È entrato Dainelli e appena entrato, palla dentro l'area e lui praticamente tira la maglia a Pogba in maniera continuata e poi lo tira giù. Guida lascia andare, ma quello ragazzi, dato che avete rotto tanto il cazzo per quel gol non dato, per quel gol non dato al Chievo per fallo di Bonucci a Cesar, questo è rigore netto, quello su Pogba è rigore assolutamente netto, netto, netto. Nessuno ha detto un cazzo. Ha detto se ne può parlare, vabbè, se ne può parlare. Poi, ancora una volta la Juventus sbaglia. Perché su una palla, su un campanile, ci vanno quattro giocatori della Juventus, quattro difensori della Juventus a staccare. La palla viene svirgolata da Chiellini. No, da Chiellini non è possibile, scusate. Da chi viene svirgolata? Non mi ricordo da chi viene svirgolata. Comunque diceva Caceres, forse da Bonucci è stata svirgolata la palla. Forse da Bonucci, non ne sono sicuro. Forse da Bonucci, forse da Barzagli, non lo so. Comunque la palla va a Paloschi che la mette dentro, poi Meggiorini la rimette in mezzo, Cesar colpisce a botta sicura e Buffon fa una parata puttanissima, miseria, fortuna che c'è avuto un Buffon, fa una parata che non poteva fare praticamente, una parata impossibile, una parata pazzesca, una reattività di 3 secondi ha avuto e poi è andato a sbattere sul palo la palla, ma con qualsiasi portiere anche se la tocca la palla va dentro, invece lui gli ha dato una botta la palla, come se la palla fosse andata a sbattere a un muro, una parata pazzesca, grande Buffon. Poi, dopo questa cosa che è successa, a parte che Guida ogni volta stasera, ogni volta che i giocatori del Chievo erano a terra, gli fischiava fallo, sempre. E infatti si è verificato, no? Barzagli prende nettamente palla, mi sembra su Birsa, e cosa fa? L'arbitro gli fischia fallo. Un fallo inesistente, inesistente, perché questo non l'ha detto nessuno, perché il gol del 2-0 del Chievo, che a mio avviso dirò adesso, il gol del 2-0 del Chievo viene annullato su quel calcio di punizione.
viene annullato perché c'è una trattenuta di César a Bonucci, che c'è, però anche Bonucci tiene. Quindi, a parte che il difensore è sempre tutelato, e questa è una cazzata, però è così. Viene tutelato, quindi danno sempre il calcio di punizione. A mio avviso il gol era regolare, ma dato, cari teste di cazzo che non vogliono capire, principalmente i giornalisti, gol regolare, gol regolare, gol regolare, sì, gol regolare, ma danno una punizione che non doveva mai esistere. Quindi, se la punizione non doveva esistere, il gol non sarebbe mai avvenuto, quindi non dovete rompere il cazzo, perché la punizione era inesistente, inesistente, il gol era buono. Però, questo dimostra anche il fatto che si cerca di tutto per far vedere che la Juventus ha aiutato, invece non è vero un cazzo, perché stasera la Juventus ha subito un torto arbitrale, perché è stato regalato un rigore a Pogba, è stato regalato un rigore a Pogba stranetto. E andiamo all'episodio del rigore, dove si sono lamentati perché cazzo vi siete lamentati? Perché cazzo vi siete lamentati? Allora Pereira fa una buona azione, riceve palla sulla destra, riceve palla dalla palla Cuadrado che è in area. Cuadrado allunga la palla, César rientra sulla gamba sinistra. Cioè, come cazzo fate a dire che non è rigore? Come cazzo fate a dire che non è rigore? Siete ciechi? Ci vedete? Non lo so. Non lo so. Comunque sul rigore ci andiamo dopo, perché prima del rigore Hernanes ha provato il tiro una volta, ha battuto una punizione molto bene dove Bizzarri è stato molto bravo e la Juve ci ha provato in tutti i modi. Ci ha provato in tutti i modi a pareggiare, diciamolo. Ma l'occasione più clamorosa è quella di Pereira, ragazzi, sul secondo tempo. Pereira tira, palo, Pogba tira, Fre devia, poi Dybala porta vuota la mette fuori, ragazzi, questo non è possibile. Lì dovevano segnare, lì Pogba deve essere più sveglio, più cattivo, lì deve tirare una botta, deve tirare una bomba, deve entrare, deve spaccare la porta, ma deve metterla dentro. Non può tirarla addosso al difensore. Vabbè. Comunque, ritornando al rigore, il rigore su Cuadrado è palesemente netto. Già Cuadrado che aveva scartato praticamente tutta la difesa, poi non era riuscita a concludere, però si è comportato molto bene, pensavo che segnava sull'azione prima del rigore. Appena entrato comunque ha subito questo calcio di rigore, che è netto il rigore, è assolutamente netto, l'ho rivisto dal replay, 3000 replay, il rigore è palesemente netto, a mio avviso è netto. Quindi allora facciamo un quadro completo di questa cazzo di moviola, perché vedo che non riuscite tanto a capirlo, poi a me mi dicono che non so, non capisco di calcio. Io sono 15 anni che seguo il calcio, 15 anni che seguo il calcio e penso di capirne più di tanti, più di tante persone che parlano. Perché quando su una moviola tu fai vedere 380.000 volte il gol del 2-0 del Chievo, da una punizione che non doveva esistere, perché l'intervento di Barzagli era palesemente sulla palla, e questo vuol dire che tu sei in malafede. Questo vuol dire che tu sei in malafede perché fai rivedere una volta quello di Pogba e fai rivedere 300.000 volte quello lì e non fai vedere per un cazzo il rigore che non hanno dato oggi al Frosinone contro la Roma. E questo è il problema, perché su quello con il braccio così non hanno detto un cazzo, non hanno detto un cazzo. Invece sulla Juve danno sempre il cazzo, già la Juve in difficoltà, già la Juve in difficoltà. Che Cuadrado ha subito quel rigore netto, poi è andato Dybala, ha battuto molto bene, e la Juve ha pareggiato e poi ha provato in tutti i modi a vincerla. Alexandro, sempre dalla sinistra, è stato molto bravo a provare a fare i cross, diciamo per un ciuffo d'erba non ce l'abbiamo fatta perché Mandžukić è entrata alla fine, diciamo, e Pogba nel secondo tempo, e da un cross dalla sinistra di Alessandro c'è stata una deviazione del difensore, Mandžukić non ci è arrivato, non ha capito come andava il pallone. E quindi per tutti stasera la Juve ha rubato. Cioè, voi mi dovete dire come cazzo fate a dire una cosa del genere? Allora, già la Juventus è in difficoltà, già la Juve è in difficoltà. Ma almeno io voglio un po' di onestà, un pochino di onestà, un minimo di onestà, perché io ho detto che il gol del 2-0 del Chievo era regolare, ma non doveva neanche esserci quella punizione. Quindi di cosa parlate? Di cosa parlate? Non è che se dà la punizione il gol deve essere dato per forza. Anzi, se avessero fatto gol, la Juve sarebbe stata svantaggiata, perché ad una punizione che non doveva esistere, hanno fatto gol. Invece, fortunatamente, il giudice di porta ha visto una trattenuta dell'attaccante, ma io, vedete,
Poi alla fine, se praticamente l'arbitro sarebbe venuto a sapere subito che quella punizione non ci sarebbe stata, avrebbe fatto casino, avrebbe fatto molto casino durante la partita, perché quello che hanno gli arbitri in testa, alla fine, se sanno che hanno sbagliato, gli si inculca in testa che devono pareggiare i conti, devono compensare, e questo non va bene. Quindi, rifacendo sempre un'analisi di questa cazzo di moviola, allora, rigore su Pogba stranetto per fare da Agnelli. Punizione inesistente per il Chievo, dove pareggerà regolarmente Cesar, ma punizione inesistente, quindi non doveva neanche esistere la punizione, quindi l'hanno annullata non dovevano annullarla. Bene, la punizione non doveva esistere, quindi due sbagli che compensano la cosa, perché il gol è regolare, ma la punizione non c'era, quindi questo si compensa da solo. Il rigore su Cuadrado è stranetto. È stranetto il rigore su Cuadrado. Poi, sinceramente, avevo paura che Dybala dal dischetto non lo facesse. Invece, la messa all'incrocio, Bizzarri c'era anche andato sulla direzione dove aveva tirato Dybala. E quindi sì, è stato molto bravo Dybala, molto freddo. Quindi, ragazzi, però la Juve è in crisi, è veramente in crisi. Diciamo che io penso che la Juventus abbia bisogno di tempo. Penso che la Juventus abbia bisogno di tempo. Perché adesso tutti credono che la Juve è fuori gioco, ma lo vedremo intanto martedì contro il City, se la Juventus sarà veramente fuori gioco. Perché se martedì contro il City la Juve perde 3-4-0, beh, lì succede il finimondo, ci sarà una preoccupazione. Se la Juve strappa un bel pareggio, oppure vince la partita, oppure perde giocando molto bene, beh, lì ci potremmo anche raddrizzare un po'. Poi, adesso, vabbè, noi con gli insiti, la Juve è in un momento di crisi. Ed è normale, ragazzi, la squadra è completamente nuova, ha bisogno di tempo. Allegri, secondo me, sta facendo tutto quello che può fare. Non è che vuol dire la Juve in crisi, no, non può farlo, perché dopo, nella mente dei giocatori, fai capire che sei in crisi, quindi i giocatori dicono: ma allora noi non stiamo facendo tutto quello che possiamo. No, lui deve cercare di dire: dobbiamo migliorare su questo, su quest'altro, con la massima calma e con la massima tranquillità. E il mio pensiero è che la Juventus deve assolutamente giocare una bella partita, soprattutto domenica, intendo di campionato, domenica contro il Genoa Marassi, perché quella è una partita molto, molto, molto importante. Perché se la Juve dovesse perdere ancora una volta, anche lì, sarebbe una cosa incredibile, sarebbe crisi praticamente. Perché adesso sì, vabbè, diciamo in crisi, però stasera ha dato anche dei segni di reazione, perché Chievo, ragazzi, cazzo, ha giocato molto bene stasera, molto, molto, molto bene. E mi sembra che lo Juventus Stadium non sia più una fortezza. Mi sembra che le squadre adesso vengano a giocare allo Juve Stadium senza tanta paura, con la convinzione di potercela fare tranquillamente. Non lo so, non so. E purtroppo è un momentaccio per noi juventini. È un momentaccio, però tutti sti gufaci del merda. Probabilmente, soprattutto i romanisti che avranno gufato come disperati, adesso romanisti, però voi rigufferete martedì, ma mercoledì secondo me ve ne danno così tante che abbassate la cresta. E d'altronde penso che alla fine qualche tifoso juventino penserà: è finito un ciclo? Ragazzi, nessuno vorrebbe che finisse il ciclo della Juve, ma un ciclo deve finire. Perché il calcio va così. Un ciclo finisce, deve finire, per forza. Non ci sono alternative. Un ciclo finisce. E poi se ne apre un altro, e poi prima o poi finirà anche l'altro. Il Milan ha avuto un ciclo di un anno. E poi arriva la Juve. L'Inter ha avuto un ciclo di 3-4 anni, e poi ha vinto il Milan, e poi ha vinto la Juve. È tutta una cosa che va, prima o poi può darsi, prima o poi probabilmente vincerà anche la Roma lo scudetto.
Può darsi. Non è detto, eh. Perché non è che nella loro storia ne hanno 20 così tanti. Dicono che rubiamo, ma noi 33 ne abbiamo 20. Fatti, contateli come cazzo devi parlare, 31, 33, ne abbiamo sempre molti più di voi, molti più di voi. E dato che rompete tanto il cazzo che la Juve ruba, a parte che vi ho detto che questo cazzo di gol del 2-0 stasera l'hanno fatto rivedere 80 volte, quella punizione però in diretta avevano detto che non c'era, e l'ho detto anch'io che non c'era, però queste cose non interessano, non fanno audience per i giornali, perché domani sui giorni, sul Corriere dello Sport ci sarà scritto gol del 2-0 annullato, in prima pagina probabilmente, campionato falsato probabilmente. E invece il favore oggi l'ho avuto la Roma, non la Juve, non la Juve. Mi dispiace, non la Juve. La Juve, anzi, la Juve oggi, ho detto, gli hanno dato un rigore di meno, perché ce n'era anche un altro su Pogba. Se danno quello su Pogba e lo realizzi, perché i rigori bisogna anche realizzarli, se sei sull'1-1 a metà secondo tempo hai più possibilità di vincere la partita. Comunque il Chievo ha giocato una grande partita e si merita un applauso. Io, ragazzi, penso di aver concluso, quindi faccio un in bocca al lupo ad Allegri, a Paratici, a Nedved, ad Agnelli e a Marotto, ovviamente, perché è un periodaccio, un periodo nero, un periodo buio per noi tifosi della Juve, però vedete qual è quello che noi abbiamo in più delle altre tifoserie, che noi anche nei momenti di crisi tanti si disuniscono, tanti tifosi della Juve, però tanti tifosi della Juve, parecchi tifosi della Juve come me, credono ancora in questa squadra e dicono: beh, però ragazzi, dobbiamo continuare a tifarla, sempre, perché negli anni di Del Neri, negli anni di Zaccheroni, nell'anno buio di Ranieri dove è stato mandato via, beh, io ho tifato sempre per la Juve, ho tifato sempre per la Juve, l'ho incitata, ho tifato, ho sofferto sempre, anche in quegli anni dove abbiamo fatto i settimi posti, anche quell'anno di Ranieri dove mi sono molto divertito, dove siamo arrivati secondi. Perché la Juve, ragazzi, deve essere sempre sostenuta, come tutte le tifoserie, devono essere sempre sostenute. E fischiare dopo 3 giornate è legittimo. Però nella testa dei giocatori fai capire che se non fanno, non vincono, perdono i tifosi, e questo non lo devono fare. Infatti Buffon ha detto: abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di voi, e ha ragione, ragazzi, hanno bisogno di noi, la Juve ha bisogno di noi, ha estremamente bisogno di noi. Che poi, fatalità, stasera mi è arrivato il completino della Juventus con la tuta, no? Maglia e pantaloni. Appena l'ho messo, che è iniziato il secondo tempo, l'ho messo. La Juve ha cominciato a giocare abbastanza bene, poi abbiamo pareggiato, quindi vedete, ha portato anche fortuna. E ovviamente quando andrò da mio cugino martedì la rimetterò, sperando che porterà ancora fortuna. Comunque, sinceramente, ragazzi, questa sera io ero convinto che la Juve vinceva, avevo un minimo dubbio che potevamo fare un altro passo falso, però non me l'aspettavo, perché sai, ho detto: ma dai, oggi stasera vinceremo. Invece il Chievo è venuto allo Juventus Stadium e ha fatto la partita, ha giocato molto bene e complimenti. Complimenti al Chievo. Però la Juve ha saputo reagire grazie a Cuadrado, che per me è stato il migliore, precisamente, preciso. Do come voto il migliore a Cuadrado perché ha cambiato la partita, ma chi ha giocato meglio secondo me è stato Hernanes. In assoluto. Hernanes bravissimo questa sera è stato. Fatto 3-4 conclusioni, veramente bravo, veramente bravo. Hernanes mi piace molto come gioca, mi piace molto, secondo me è già entrato nella Juve. Dybala, Alexandro, questi qui hanno bisogno di un po' più di tempo. E si è fatto male Marchisio, ha avuto un problema all'adduttore e speriamo che non sia niente di grave per martedì. Bene ragazzi, questo è tutto e ci rivediamo domani sera. Penso sul tardi, con il commento di Empoli-Napoli, con il commento di Lazio-Udinese, con il commento di Inter-Milan. Ragazzi, a domani e come al solito, sempre forza Juve. Ciao ragazzi.